ingegner, noi un direttore dell'Istituto Superiore degli Incendi, soprattutto nella sua qualità di padrone di casa, porgerà il primo saluto. Ringrazio, buongiorno, saluto a questa tenenza per questo tronco e a tutti gli ospiti. L'oggi di questa infrastruttura che rappresenta la storia della geologia industriale, ma l'Italia da questa parte rappresenta anche la storia della formazione di eccellenza del Corpo Nazionale del Fuoco. E oggi è l'eccellenza dei gruppi sportivi, degli atleti, sia del passato sia del presente, del Corpo Nazionale del Fuoco. Sono dei momenti di eccellenza a cui va il mio particolare ringraziamento per l'organizzazione di questo incontro, anche per chi ha scritto questo libro, che è sempre una parte storica del lavoro che abbiamo fatto. Grazie a voi e colgo l'occasione per porvi gli auguri di buon Natale e di Anno Nuovo. Grazie a voi. Comunico l'ordine dei posti al tavolo della presidenza, come ho visto come padrone di casa l'ingegnere Muraro, poi per chi guarda da destra il dottor Matteo Pellicone, presidente della Federazione Italiana Judo, lotta karate, arti marziali, l'autore del libro, l'architetto Silvio Toschi, il professor Fabrizio Sant'Angelo, dirigente dell'ufficio attività sportive del Corpo dei Vigili del Fuoco, il presidente della Federazione Italiana Tennistica e Cultura Fisica, il dottor Antonio Curto, e poi chi di parla, che è stato incaricato di presentare l'autore e il libro. Innanzitutto devo rivolgere a tutti un sentito ringraziamento per questo momento. È un momento importante e da mesi che sento parlare di questo volume e con apprezzamento subito condiviso l'iniziativa, perché lo sport è sempre stato nella storia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco un momento di coesione, un momento di costruzione delle strategie, un momento di formazione. Tutto questo ha un significato perché il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è un corpo che fa dell'attenzione all'educazione fisica uno dei valori fondanti. E magari i nostri giovani facessero lo stesso, sarebbero sicuramente distratti da altri interessi virtuali che spero invece dai quali spero si allontanino, perché un'attenzione allo sport è sicuramente un'attenzione più sana, un'attenzione in termini di educazione, di formazione e anche di cultura, oltre che di benessere. Un saluto particolare alle vecchie glorie, alle attuali glorie e una speranza molto forte per le future glorie dello sport. Il dipartimento che presiedo sicuramente darà la massima attenzione a questo settore, alle attività sportive, e aspettavo proprio questa occasione ufficiale per dirvi che sto costituendo nuovamente il gruppo nazionale sportivo dei giovani. Questo è un passaggio importante. Il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco manca da tanti anni, forse da troppi anni, ed è arrivato il momento che i Vigili del Fuoco abbiano pari dignità anche sotto il profilo delle discipline sportive. Certamente sarà una partenza un po' insordina, nel senso che non potrò fare per le difficoltà che abbiamo parte dell'amministrazione dello Stato, non potrò fare delle scelte forti, dovrò andare con delle scelte dedicate soltanto ad alcune discipline, ma non fa niente. L'importante è che io firmi il decreto di costituzione del gruppo sportivo. Sceglieremo le discipline, sceglieremo degli sportivi.
obiettivi su quali far convergere le nostre speranze, le nostre ambizioni, per fare in modo che anche nello sport la fiamma dei Vigili del Fuoco torni a brillare come ha brillato per l'eroismo, per il coraggio e per il senso per lo Stato, per la capacità e per la professionalità in questo durissimo 2009 in cui i Vigili del Fuoco hanno dovuto confrontarsi con delle calamità terribili, salvando centinaia di vite umane e aiutando il Paese a superare questi momenti difficili. Però i momenti difficili si superano non solo sconfiggendo le negatività, si superano soprattutto con le positività. E questo è lo spirito, e questo è il senso della rinascita del gruppo sportivo. Io ci credo molto, io mi impegnerò molto, io avrò per il gruppo sportivo nutrirò delle forti aspettative. Certamente, potrò fare, se non sarò solo, se avrò la condivisione di tutti voi e se saremo veramente convinti che questi Vigili del Fuoco, come hanno vinto contro il terremoto, devono vincere anche nei terreni in cui si dovranno confrontare nelle nobili discipline sportive. Auguri a tutti voi di buone feste. Complimenti Architetto Tossi per questo bellissimo volume, complimenti per le vostre iniziative, professor Santagna, avanti così, poi nel 2010 sarà un momento in cui dovremo tutti rimboccarci le maniche, però sapete quello che ci aiuta, è l'entusiasmo. Auguri. Responsabile dello sport nei Vigili del Fuoco, il dirigente dell'ufficio per le attività sportive, dove sono Fabrizio Santacchi. Grazie. Non sarà facile sintetizzare in pochi minuti, in modo da lasciare tanto spazio agli pedocchi, quello che è stato il lavoro di due anni circa. Però devo dirvi che siamo partiti da pochi dati statistici iniziali che mi portarono anni e Livio, e su questo abbiamo costruito una storia che è servita anche a noi per recuperare tanti fatti, tante vicende, tanti episodi che si andavano perdendo, perché come è stato ricordato più di una volta, il corpo è stato, lo potete vedere dai titoli, il primo titolo risale al 1919, il corpo fra le forze armate, il corpo dello Stato è stato uno fra i primi ad interessarsi dell'attività sportiva. Questo è continuato nei circa fino agli anni 70. Dopodiché c'è stato un caso progressivo che porta alle condizioni attuali, nelle quali purtroppo non abbiamo al momento atleti diversi. E si sta perdendo questa cultura. Prima i denti purtroppo sono stati sostituiti soltanto parzialmente, prima che andasse persa questa storia, siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato di raccogliere tutto quello che avevamo. A quest'opera hanno collaborato sicuramente i comandi provinciali delle Vigili del Fuoco, che si sono attivati per mandarci tutto quello che avevano negli archivi, che hanno ovviamente ad integrare quelli personali già posseduti dagli deposti. Qua addirittura ci ha portato a conoscenza di fatti riguardanti i Vigili del Fuoco, sia sportivi che non sportivi, come magari dirà lui, che forse non erano noti neanche noi. In quest'opera i principali collaboratori che ho avuto per portare tutto questo materiale a un vero e proprio scultore dell'opera sono stati sicuramente Alessandro Francesco Angeli, che non vedo in sala, eccolo là, nel quale andare a conoscere tutti quanti, è un ex nuotatore, riconvertito all'attività amministrativa, ma ci mette tutta la passione dello sportivo che ha vissuto lo sport prima della sua. E poi la direzione centrale per la formazione attraverso le sue aree, l'IPA sicuramente non ci sta ospitando adesso, ma anche, che mi piace citarlo, sono contento che qui il responsabile del servizio di documentazione, i nostri,
e l'autore dell'immaginazione grafica, Gianroberto Pileri. Io pure, che lavoro a Caramelle da più di 30 anni, non ero a conoscenza delle professionalità altissime che si arrivavano a scuola. Tenete conto che questo libro è stato realizzato praticamente a costo zero, perché l'abbiamo fatto in casa. I contenuti sono in studio, che sono di altissimo livello. Però il corpo è riuscito a collaborarlo e penso che il risultato si possa vedere. Sono contento delle parole del professor Tronca, che probabilmente portano a conclusione la prima fase di un lavoro di recupero dell'attività sportiva. Ovviamente nel momento in cui sarà decretata la funzione del gruppo sportivo nazionale, poi partiranno i problemi strutturali, la situazione di arredi e quant'altro. Però con l'entusiasmo penso che qualche cosa riusciremo a combinare, sperando di arrivare in tempo per Londra 2012 ad avere quantomeno qualche vigile del fuoco presente alla prossima edizione. Grazie.